giugno dal titolo Information Technology, l'ha organizzato il centro di produzione Rai di Torino per dialogare sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sentiamo così un po'. Il convegno è stato trasmesso in streaming, così c'è stato un collegamento tra questa sala del Museo della Radio nel Palazzo della Rai a Torino e migliaia di utenti collegati via computer interessati al tema, la convergenza, l'information technology, ovvero le tecnologie dell'informatica, l'insieme dei metodi. Al convegno ha partecipato l'ICT, il Centro di Informazione e Comunicazione della Tecnologia, che ha evidenziato la connessione sempre più forte tra televisione e social network, Facebook e Twitter, e come i linguaggi sono ormai tutti. La RAI li analizza le parole e le influenze. Noi cercheremo in qualche modo di capire come le tematiche lanciate durante il programma si riverberano sui vari social network, perché abbiamo iniziato a dimostrare, correlando i dati di ascolto e share, che la RAI ha sempre gestito come le altre media company, con i comportamenti sui social network, questi fenomeni sono perfettamente correlati. La RAI sta facendo, secondo me, una grande operazione di trasformazione, di crescita, di innovazione, non solo al proprio interno, ma come proprio del servizio pubblico, anche in una logica di essere capace di impattare su quella che è la realtà del paese, la cultura del paese. Il convegno è stato organizzato dalla RAI in collaborazione con la stampa, la Deutsche e Telecom, tutte quante impegnate nella tecnologia e nel digitale.